e dopo aver combattuto contro le zanzare dell'Albufera nell'ultimo video, eccomi tornato qui nel mio studio. Benvenuti e bentornati, signore e signori. Oggi parleremo di qualcosa che ci tocca tutti, specialmente noi che viviamo di fotografia e nel mondo della street photography. Io oggi in realtà volevo parlare di un'altra cosa, però la vita a volte è imprevedibile, perciò oggi parleremo di quei demoni interiori che ci bloccano e che ci condizionano nelle nostre fotografie e che a volte ci fanno sentire come se fossimo in una stanza buia, senza nessuna via d'uscita. E parlo dei dubbi, delle paure, delle insicurezze, l'inadeguatezza, il non sentirsi abbastanza bravo, l'emarginazione, la depressione, la disperazione, il cinismo, l'egoismo, e sono tutto molto familiare. O non è così? Prima però vi voglio raccontare una storia che potrebbe sembrare un po' fuori tema, ma che in realtà non lo è poi così tanto. Io non vi ho mai nascosto di non essere Eric Clapton alla chitarra, eppure mi ha sempre accompagnato in tutta quanta la mia vita, con alti e bassi. E una volta, alla vigilia di un concerto importante, mi sono ritrovato senza il bassista e ho chiesto a Joe, che è il mago dietro il mio disco Lettere Scarlatte, se potevo suonarlo io in quell'occasione il basso. Ecco, lui seccamente mi ha detto no. Però aspettate, l'ho presa un po' larga, ma non vi sto soltanto dicendo che non so suonare il basso, vi sto dicendo che Joe Santelli, questo genio della musica, che non è stato soltanto l'arrangiatore e il direttore artistico del mio album, è stato un vero e proprio Yoda artistico. Non è soltanto un musicista eccezionale, è un vero maestro dell'arte. Quando io facevo un errore, non usava mezzi termini, mi mostrava la realtà così com'era e mi dava soltanto gli strumenti per migliorare. Questo è quello che dovrebbe fare un vero maestro. Non mi ha mai portato nel suo mondo che è il blues e non l'ha mai fatto per non plagiarmi. Mi ha fatto capire piuttosto invece qual era il mio di mondo. Un vero maestro non ti plagia. Non esercita su di te un particolare ascendente intellettuale e morale, ma ti guida piuttosto a scoprire la tua strada. E Joe mi ha fatto scoprire la mia scala musicale naturale per darmi in mano tutti quanti gli strumenti per esprimere la mia voce, per continuare a scrivere e suonare le mie canzoni, ma facendolo con consapevolezza. E io F4 l'ho creata proprio partendo dagli insegnamenti di Joe e aprendo F4 a più gente possibile, perché credo che sia veramente un delitto insegnare il proprio modo di guardare e di raccontare. I miei insegnamenti, se volete chiamarli così, o semplicemente dei consigli, sono volti a farvi scoprire quello che avete dentro e fornirvi cioè gli strumenti necessari per esprimervi in autonomia e senza più condizionamenti. Ecco perché io mi assumo sempre la responsabilità non soltanto di quello che dico, ma anche di come quello che dico viene interpretato. E questo è anche il motivo per cui mi incazzo invece con tutti quelli che parlano semplicemente a vanvera. Guardate questi messaggi che ho ricevuto negli ultimi giorni, li tengo sempre in bella vista, ma non per accarezzare il mio ego, perché per quello ce n'ho altri molto più belli, ma li tengo lì come monito. Ogni giorno è una nuova opportunità per superare me stesso. Io non sto cercando di essere migliore di qualcun altro, voglio soltanto essere una versione migliore del Tullio di ieri, e se ci riesco vorrei far diventare tutti voi migliori di quello che eravate ieri. E credetemi che superare se stessi è la sfida più grande di tutte, perché non sempre si è disposti ad accettare la propria mediocrità. Ma torniamo a bomba a noi, perché le arti creative ci mettono davanti allo specchio delle nostre paure e dei nostri dubbi. Siamo un po' onesti. Tutti quanti siamo afflitti in qualche misura o combinazione da dubbi e paure. Abbiamo tutti quanti i nostri demoni da combattere e un giorno magari riuscire anche a sconfiggerli. Le arti creative, proprio per la loro insistente necessità di guardarci dentro, ci collocano direttamente nel mirino delle nostre paure, dei nostri dubbi e delle nostre insicurezze. La nostra unica speranza per riuscire ad avere successo nella fotografia o in qualsiasi arte è imparare a fidarci di come siamo, di quello che siamo, compresi anche i nostri difetti. Ma ecco che la cosa più importante di tutte, che non dobbiamo mai dimenticare, è che non possiamo sconfiggere tutti quanti i nostri demoni in una sola volta, ma dobbiamo imparare ad accettarli come parte di chi siamo. Sono proprio i nostri difetti il vero carburante del nostro processo creativo. Perciò non fuggire dai tuoi difetti, dalle tue mancanze e dal tuo passato. Rendili piuttosto parte di tutto quanto il tuo processo creativo. Non provare a nasconderti a loro seguendo le regole degli altri, perché tutti quanti gli altri hanno i tuoi stessi problemi, combattono con i loro demoni, soltanto però che sono demoni diversi dai tuoi.
Ognuno di noi è un cocktail unico di talenti, di doni, di ostacoli, di intuizioni. Non c'è nessun altro al mondo con la tua particolare miscela. Quindi perché dovremmo per forza assomigliare a qualcun altro? La tua visione e la tua espressione sono uniche e vengono direttamente da te. Provare a usare i rimedi degli altri ti farà produrre sempre foto sbagliate. E una foto non è sbagliata in sé. Lo diventa quando non ti appartiene, quando è il prodotto del cocktail di qualcun altro. Quando io parlo di fotografia, noto sempre che c'è una certa qualità nei lavori di ognuno, che è proprio una qualità che è viva e memorabile. Però quando parlo a queste persone del valore delle loro foto, ecco, loro non ci credono, rimangono increduli. Però è vero, ognuno di voi ha qualcosa di speciale da offrire. Quindi la prossima volta che ti trovi a lottare con i tuoi demoni interiori, ecco, ricorda che sono soltanto un altro colore nella tua tavolozza creativa, sono un altro strumento nel tuo zaino. Usa questi colori per dipingere il tuo capolavoro, per scattare la tua prossima fotografia e non dimenticare che la tua unicità è proprio la tua superpotenza. Sono un po' di anni che ho l'onore di essere formatore, oltre che per agenzie di inserimento al lavoro, anche per un master dell'Università della Calabria che è destinato ai neolaureati. È un master per la preparazione e la formazione dei dirigenti e manager del futuro. Immaginatevi un po' questa scena, sono tutti quanti giovani professionisti in erba che arrivano con i loro progetti, le loro speranze e sono nervosi. E che cosa gli vedo mostrare? Tecnica e idee formali che sono basate sullo studio accademico, e questo è un classico, perché le scuole chiedono spesso la forma come prova delle abilità tecniche, però è tutto noioso. Di solito, invece, nascosti in qualche angolo della mente, magari nascoste proprio sotto una pila di buoni propositi, ho trovato delle idee stravaganti, alcune volte geniali, e sono proprio quelle idee che i loro insegnanti e genitori gli chiedono di non mostrare, di tenersene nascoste. E invece io chiedo a questi ragazzi sempre di parlarmi proprio di quelle idee. E negli anni ho scoperto veri tesori in quelle idee. E sono diari visivi, schizzi della vita quotidiana, ritratti degli amori e degli amici, esperimenti spontanei. Ho visto labirinti e draghi, opere gotiche, anime, costumi. Ho visto il dolore di un cuore spezzato e la gioia nei dettagli più semplici della vita. Queste sono le opere che raccontano una storia. Queste sono le opere che dicono veramente chi sei. Il mio primo anno di università, per risparmiare i soldi dei viaggi in treno e destinarli ai miei vizi, che erano tanti, viaggiavo chiedendo passaggi ai camionisti. Dopo un po' mi è venuta l'idea di creare un sistema centralizzato per mettere in contatto proprio i camionisti con gli autostoppisti, per fare in modo, insomma, che si incontrassero nelle tratte. Ne ho parlato di quest'idea con il mio professore di economia all'università e anche con i miei genitori, e entrambi mi hanno risposto allo stesso modo, e cioè pensa alle cose serie, che il tempo delle favole l'hai superato da un pezzo. Dopo 10 anni è nata BlaBlaCar. Quello che voglio dirvi è che la tecnica è importantissima, però è soltanto una parte del quadro. Quello che rende unico il tuo lavoro è la tua anima, la tua visione, la tua storia. Perciò non nascondere queste parti di te, perché sono proprio queste che fanno di te una persona speciale. Quindi la prossima volta che preparate un portfolio o anche soltanto una fotografia da condividere, non dimenticate di includere anche un pezzo del vostro cuore, perché alla fine della giornata quello che conta veramente non è quanto sei bravo a inquadrare, mettere la grana, simulare questa o quella pellicola, convertire in bianco e nero o desaturare i colori o avvicinarti ancora più o meno a quel fotografo, ma quanto invece sei bravo tu a mostrare al mondo chi sei veramente. Immaginate di mostrare al mondo intero tutte quelle fotografie che voi tenete chiuse nel cassetto. Fa paura, vero? Eppure sono proprio queste fotografie che raccontano la vostra storia, che mostrano il vostro essere e il vostro divenire. Sono le opere che mi fanno sporgere in avanti, che catturano la mia attenzione, sono oro puro, mi fanno sempre commentare queste foto, parlano della vostra vita personale, delle osservazioni del cuore, e la gente lo nota, lo sente. Perciò non cercate di essere per forza bravi, cercate piuttosto di essere autentici. Ognuno di noi ha un tocco di genio e non lo scoprirete certo cercando di compiacere gli altri. Fidatevi del vostro processo, assumetevi la responsabilità di tutto quello che siete e di quello che non siete. Le vostre gioie, le lotte, i desideri, le passioni sono soltanto il carburante
per la vostra creatività. Io me ne fotto se gli altri professoroni non saranno d'accordo, ma fotografate sempre quello che colpisce la vostra attenzione, che poi è l'unico motivo per cui uscite con la macchina fotografica. Nessuno vi paga per il vostro feed di Instagram, perciò fottetevene dei cliché. Fotografate persone che mangiano il gelato, i gatti, i tramonti se vi piacciono, e se vi permette di parlare, di esprimervi con la macchina fotografica. Il mondo non ha bisogno di un altro street photographer uguale a tutti quanti gli altri. Einstein diceva che se vuoi giudicare un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, allora questo pesce passerà tutta quanta la vita a sentirsi un cretino. Ecco, non commettere l'errore di arrampicarti sugli alberi con indosso le pinne, oppure non arriverai mai in cima. Quando un artista è instancabilmente onesto, quando scava profondamente nella propria vita, produce un accordo di risonanza con chi guarda, cambia la visione delle cose nel pubblico, a volte un po', a volte molto. Perciò imparate sempre a distinguere le vostre percezioni autentiche da quelle che invece sono soltanto eco di cliché fotografici popolari oppure delle persone che volete compiacere. Io non ricordo chi lo disse, ma siamo tutti quanti Buddha. Lo sei anche tu, Buddha. Non mi credi? Ecco, quando ti accorgerai di essere Buddha, ti sveglierai, ed è questa l'illuminazione. Quindi non abbiate paura di chi siete. Siate sempre voi stessi e il resto verrà da sé. Ragazzi, la vostra unicità è la vostra brillantezza, è la vostra bellezza. Scoprite di cosa è fatta e non abbiate mai paura di mostrarlo al mondo. Alla fine della giornata, quello che conta è quanto sarete bravi a mostrare al mondo chi siete veramente. Ecco, vi chiedo scusa se magari mi sono acceso un po', però spero che questa chiacchierata vi abbia dato un po' di ispirazione e forza per affrontare i vostri prossimi progetti creativi, e soprattutto che vi abbia ispirato a essere più autentici nel vostro percorso artistico. Grazie per il like, grazie per il commento, grazie per l'iscrizione e soprattutto grazie per essere voi. Ciao e alla prossima settimana.